Patrizio Rossi, Salve. con il progetto Sincrotaglio, Guerriero Produzione Pelletterie. Buonasera a tutti. Buonasera, allora, raccontiamo questo progetto, di che cosa si tratta? È un progetto che mette in connessione l'innovazione tecnologica con il mondo dell'artigianato, l'artigianato del 100% Made in Italy, manifattura del settore della pelletteria. Nel caso specifico si è realizzata una piattaforma open source, con stack open source, che legge i dati dalle macchine automatiche del reparto di taglio per trasformarli in valore e dare quei pochi feedback dal punto di vista numerico che permettono di prendere delle scelte strategiche e quindi operare nella giusta direzione per l'aumento dell'efficienza e riduzione dei lead time produttivi, per servire al meglio la fase a valle del reparto taglio, che è quella dell'assemblaggio, per internalizzare la maggior parte possibile della quota produttiva e per servire quindi il cliente finale nel rispetto del lead time più corto possibile, time to market più corto, più breve possibile, e nel rispetto della qualità e dell'eccellenza del prodotto insieme al prodotto, che è sempre stato il valore aggiunto dell'artigianato E made precisione, in anche Italy. La precisione. precisione è proprio quell'elemento che discrimina in questo momento le aziende che fanno artigianato. E l'innovazione noi crediamo possa essere la chiave per dare quella precisione di cui necessita tutta la filiera. Che tipo di risposte avete ottenuto finora? Abbiamo ottenuto delle risposte molto importanti perché nell'arco di appena 6 mesi siamo riusciti a portare una quota di produzione interna ad un più 121% di produzione, non una quota, mi scusi, quota di produzione passata da 30 all'80 per poi andare a un 121% in più di produzione, 60% in più di efficienza e in termini numerici in euro. Sono cifre molto importanti, non sto qui a denunciarle, però se già solo volessimo vedere l'impatto economico che ha avuto questa innovazione sulla sola fase di taglio, come costi complessivi di fase, è importantissimo. Se poi pensiamo al fatto che raggiungere il mercato più velocemente significa fatturare più velocemente e significa anche in ottica di crescita avere più possibilità di crescita, avere più mercato futuro, è incalcolabile Si onestamente. ottimizza anche il lavoro proprio pratico. Si ottimizza il lavoro pratico perché si libera le persone da cose che noi riteniamo non debbano fare le persone. Le persone si devono occupare di prendere decisioni. La raccolta dei dati, l'analisi dei dati deve essere assolutamente automatizzata in quest'era.